Oggi un importante momento formativo che giunge alla sua conclusione con gli esami di rito relativamente ai corsi OSS che avete organizzato. È un importante momento che vede anche il completamento di un iter per dei giovani che in un settore dove c'è attualmente una fortissima richiesta e quindi una probabile occupazione futura. Ecco, l'ERAP in questo senso ha organizzato una serie di eventi, oggi la sua conclusione. Sì, oggi a completamento di un iter corsuale durato 420 ore ed esattamente circa 6 mesi, espletiamo uno dei tanti esami che facciamo qua nella sede di Agrigento. Oggi abbiamo 25 ragazzi, sono tutti corsisti di Agrigento, Porto Empedocle, Siculiana, Real Monte, Raffadali, Favara, comunque dei paesi limitrofi ad Agrigento. Sono 25 corsisti che oggi hanno la qualifica, ottengono la qualifica di operatore sociosanitario, in virtù di un corso che è già stato fatto e che ha seguito tutto il suo iter, cioè la parte pratica in aula, la parte teorica in aula, la parte di formazione a distanza e poi 240 ore di stage fatte presso gli ospedali, in questo caso a San Giovanni del Dio, ma in alcuni casi abbiamo fatto anche stage negli ospedali di Sciacca, di Ribera, di Licata, di Canicattì. Questo perché vogliamo sempre avvicinarci alle esigenze e alle territorialità delle persone che hanno bisogno di fare questo corso, perché è un corso che ad oggi dà moltissime risposte nel campo lavorativo. Tant'è che questi 25 corsisti che oggi si qualificano, da domani tutti, dico tutti, hanno un contratto a tempo determinato in strutture che già li hanno cooptate e li hanno agganciati per poter lavorare. Quindi, come dico sempre io, una formazione legata al mondo del lavoro, una formazione che dà risposte veloci al mondo del lavoro. Questo è stato il nostro motto dal 1996 e lo continua ad essere ad oggi. Da aggiungere che nel mese di maggio faremo altri esami da qui a fine maggio, sempre di operatore sociosanitario, quindi corsi autorizzati dalla Regione Sicilia. E mentre facciamo esami, quindi parliamo di corsi iniziati a ottobre-novembre del 2020, in contemporanea, sempre a maggio, noi avviamo circa 3-4 corsi qua nella sede dell'Agrigento di OSS. Questo perché siamo i primi ad Agrigento e nel territorio, e lo dimostrano i numeri che siamo i primi, perché abbiamo dimostrato una vera eccellenza nel mondo della formazione sanitaria. Abbiamo dimostrato di avere docenti di altissima qualità e questo l'utenza lo vede, questo fatto l'utenza lo nota e ci ha premiato sul campo, facendoci diventare in pochi anni il primo ente ad Agrigento per numero di iscritti e per qualità di corsi di formazione. Io dico sempre che la qualità fa la quantità non crea la qualità. Una qualità di corsi di formazione crea la quantità di iscritti che oggi vengono da noi, ma ripeto, noi cerchiamo sempre una formazione che sia legata al mondo del lavoro, quindi se faccio il corso di pizzaiolo, faccio il corso di panettiere, è solo perché ho una indagine territoriale di posti di lavoro che vengono cercate e quindi hanno bisogno di una formazione, perché non esiste lavoro senza una vera formazione, non esiste formazione senza uno sbocco lavorativo. Sono due mondi che camminano di pari passo e l'evoluzione prossima, nei prossimi anni, continuerà ad essere questa, soprattutto per noi che siamo nel campo dal 1996. Quindi grazie all'utenza agrigentina e al territorio di Agrigento, circa 15 paesi che ci hanno premiato e che oggi, dati alla mano e numeri alla mano, ci decretano il più grosso ente ad Agrigento.